è proprio il giorno di andare a minare. Craftiamoci un bel piccone. E siamo pronti. Andiamo. Andiamo a minare. Oh merda. E quindi dopo l'intro folle, salve a tutti amici di ItalianCraft, cioè amici della community di Minecraft Italia, cioè tra virgolette Minecraft Italia, perché vabbè, ItalianCraft. Quindi oggi vi voglio mostrare una trappola fatta con la redstone, l'ho fatta a mo' di miniera, l'ho editata per bene, con le mani, ecco, fatta a cubi. Quindi oggi vi spiego questa trappola da parte di MrFulmine99, quindi se volete seguirmi iscrivetevi al mio canale. Quindi è molto semplice questa trappola, praticamente, o praticando, quando cammineremo si attiveranno i pistoni, cioè si ritrarranno i pistoni e poi per magia finiremo nella lava. Sarà molto difficile uscire da questa trappola, quindi fatela chi volete farla, non lo so. Avete visto che non credo che l'abbiate notato subito quando sono andato giù i fili, quindi c'è una probabilità che chi passa li veda, come chi passa non li veda. Poi dipende anche dal materiale di costruzione, quindi vedete voi dopo. Allora, il funzionamento è molto semplice, non sto neanche a farvi riprodurre la trappola. Praticamente basta mettere il, non mi ricordo come si chiama, il gancio per filo da inciampo attaccato al filo, sia la string, e poi in base alla posizione che avete voi mettete un blocco di redstone, cioè un blocco con sopra della redstone, va bene qualsiasi posizione penso, però io vi consiglio sopra perché è più comodo. Poi ho collegato un altro pezzo di redstone che indirettamente andrà a influire sulla lampada che tiene i pistoni sempre accesi, quindi appena mancherà questa roba, cioè appena si attiva, metteremo un cubo, per esempio noi passeremo sopra il coso, alla string, si attiverà il filo che indirettamente andrà a influire sulla torcia e spegnerà i pistoni che si andranno a ritrarre. Logicamente ho fatto lo stesso meccanismo da ambedue le parti, quindi vedete l'ho fatto pure di qui, quindi è molto utile, molto assurdo, quindi, perché non penso che voi farete questa trappola a qualcuno, però vabbè, molto utile vedere idee nuove che ti vengono in mente. Poi se la trappola per esempio non la volevate fare subito qui ma volete farla un po' più là, per esempio tipo 20 blocchi più là, allora mettete qui, che ne so, qui mettete al massimo e in questo modesto modo quando noi passeremo qui vedete che si attiva prima uno poi l'altro, ok? Magari mettete che si attiva, non so, prima uno poi l'altro a intermittenza, quindi rifate a triplo o quattro volte la stessa trappola, quindi c'è più probabilità che ci casca tutto. Poi vabbè, questa trappola è molto semplice, credo di avervela già spiegata, cioè non è molto complessa, quindi per questo video è tutto. Mi raccomando, continuate a seguire questa fantastica community che sta crescendo giorno dopo giorno, che è veramente bella, cioè quelli che fanno i video sono veramente persone che li spiegano in modo veramente impeccabile, quindi continuate a seguire questa community. Da MrFulmine99 è tutto, ciao a tutti.